Ciao ragazzi, allora con questa video lezione diamo inizio ad un nuovo discorso, un discorso radicalmente diverso da tutto ciò di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Abbandoniamo il testo narrativo, nel senso che ormai lo conosciamo bene, lasciamo anche il testo poetico con le sue meraviglie ed entriamo in un nuovo genere letterario, il genere del testo teatrale o drammatico. Adesso vedremo in che senso adoperiamo appunto questi termini. Prima di iniziare è importante ricordare come ogni volta che ci avviciniamo ad un nuovo genere letterario, dobbiamo sicuramente andare ad indagarne le origini, in quale contesto storico, politico, culturale, umano si sia generato, qual è stata la sua evoluzione nel tempo, quali sono state le epoche che lo hanno maggiormente curato, quale lo hanno disprezzato alle volte fino a lasciarlo morire, quali ne sono stati indifferenti e se appunto è una tipologia, un genere che è terminato nel tempo, perché stiamo appunto, ci stiamo riferendo ad un genere letterario che nasce, e lo vedremo insieme in questa video lezione, soffermandoci in particolar modo su un aspetto. Nella prossima poi ne indagheremo il secondo. Si tratta di un genere antichissimo legato a riti sacri della notte dei tempi del popolo greco, della Grecia arcaica. Allora, andiamo con ordine qui. Vedete una delle, perdonatemi, delle rappresentazioni più significative del testo teatrale, che è la maschera, questo strumento di rappresentazione teatrale che, come sicuramente già sapete, aveva un duplice utilizzo. Serviva da cassa di risonanza all'interno della meravigliosa struttura acusticamente perfetta del teatro greco, per la voce degli attori, appunto, ma consentiva anche a compagnie di attori che in genere avevano un numero esiguo, due, tre attori, di diciamo rappresentare, di entrare in vari personaggi. In particolar modo c'era nel teatro arcaico, nel teatro antico, c'era sicuramente il problema della figura femminile. Era ritenuto diciamo disonorevole per le donne nella Grecia antica, ma anche a Roma, svolgere il ruolo di attrici, quindi anche le parti femminili venivano svolte dagli uomini attraverso la maschera. Vediamo, prima di entrare nel genere, nel vivo del genere, la struttura di un teatro. Questa è, che sicuramente avrete studiato benissimo in storia dell'arte, questo è un classico teatro greco. Quello romano avrà delle differenze minime, ma ci saranno. Vediamo il cuore del teatro greco, il luogo intorno al quale si creava poi la morfologia di tutto il teatro, che è l'orchestra, e questa zona circolare, spesso in terra battuta, che si trova appunto nel cuore del teatro. Intorno all'orchestra si crea il koilon, zona cava, quella che i romani chiameranno appunto cavea. E l'insieme del koilon che segue in genere, ricordate, nella Grecia antica, ma anche in Magna Grecia, segue il declivio delle colline. Il koilon, insieme a questi lunghi sedili di pietra, a queste file di sedili di pietra, che è il teatron. Teatron, parola assai antica, dall'etimo importantissimo. Teatron è in lingua greca il luogo nel quale io osservo, ed è legato a due termini della lingua greca che sono teao, io guardo, vedo, osservo, ma anche teos, la divinità. E allora il teatron, nella sua accezione, nella sua etimologia più antica, più arcaica, è il luogo in cui io osservo e ascolto la parola della divinità. Poi vedremo quale in particolar modo divinità è legata fortemente alle prime rappresentazioni teatrali. Di fronte al teatron, la skenè, con le due paraskenè, quindi queste due torrette
laterali che appartengono appunto alla scena. In genere era nel teatro greco, la scena in genere era dipinta, rappresentava degli scenari esterni. Poi abbiamo sempre sulla struttura, sotto la struttura, perdonatemi, della scheletra, la scheletra e l'orchestra, invece abbiamo il proscenion, il proscenio, che è il luogo dove appunto gli attori recitavano, e poi le due parodoi, questi due corridoi laterali dai quali entravano sia gli attori che i componenti del coro. Benissimo, allora a questo punto possiamo vedere, ecco per esempio questo è il meraviglioso teatro di Taormina, ma questo ancora è lo spettacolare teatro di Epidauro, dalla acustica che è meravigliosa e che viene ammirata dai visitatori di tutto il mondo. Ma andiamo sicuramente al primo dei due generi drammatici, appunto. Dicevamo prima drama in greco, la parola drama in greco appunto azione. Perché? Allora, il testo teatrale è un testo particolare perché il teatro è una forma di comunicazione che si avvale di un testo scritto, ma in questo caso, a differenza del testo narrativo e del testo poetico, è un testo scritto che si realizza solo nel momento in cui avviene la rappresentazione, cioè la messa in scena di quel copione, di quel testo scritto attraverso il filtro degli attori. Quindi per la prima volta non abbiamo né un narratore interno, esterno, onnisciente, e non abbiamo degli interlocutori diretti al testo come accade nella poesia, che ha un io lirico, un tu lirico, o nel testo narrativo che ha un autore e un destinatario, ma qui abbiamo un autore, gli attori che sono mediatori, perché sono loro i destinatari del testo drammatico, che poi verrà studiato, metabolizzato, interpretato e portato sulla scena. E infine, appunto, ci siamo noi che saremo gli spettatori del testo teatrale. Quindi vuol dire che la letteratura drammatica è una letteratura che nasce non per essere letta, questi sono testi che nascono, ragazzi, non per essere letti, ma per essere rappresentati, portati sull'azione. Quindi non narrazioni, non descrizioni, ma azione. Questo è importante per distinguere appunto il testo teatrale, perdonatemi, dalle altre tipologie di generi letterari. Allora, andiamo alla tragodia, ovvero il canto del capro. Vi ho riportato qui alcune, diciamo, etimologie, quindi origini di significato, della parola tragedia, e vediamo insieme come appunto l'etimologia della parola tragedia deriva dal greco tragodia, più precisamente dall'unione delle parole tragos, il capro, agnello, e ado, aido, la stessa radice di aedo, cantore. D'accordo? Canto del capro. Allora, perché canto del capro? Dicevamo prima, la tragedia come genere drammatico è antichissimo, risale alla notte dei tempi del popolo greco, della sua fase arcaica. Venivano così definiti dei riti sacri in onore del dio Apollo, e i partecipanti a questi riti sacri, in onore del dio appunto, indossavano la maschera del capro. Erano dei riti, diciamo, misterici, molto chiusi, legati, e potevano partecipare a questo rito soltanto pochi adepti. E che cosa facevano durante questi riti inizialmente con la maschera del capro? Rappresentavano attraverso delle danze, rituali, i gesti, le movenze, le azioni del dio Apollo, quindi tutto era legato al dio Apollo. Poi che cosa accadrà? Che nel tempo si
lascerà, diciamo, resterà questo filo conduttore con il dio Apollo come significato della tragodia. Adesso vedremo cosa accadrà in particolar modo nell'Atene del V secolo, però in effetti poi nel tempo vennero introdotti tanti altri nuclei tematici e in particolar modo anche ci si legò anche alla storia, agli eventi, agli atteggiamenti di tutte le divinità. Ma è nell'Atene, attenzione, del V secolo, io mi sposto leggermente per farvi vedere, il passaggio importante si avrà nell'Atene del V secolo, dove addirittura le tragedie, ma anche le commedie, poi vedremo, venivano rappresentate, durante le feste che 2 volte all'anno si tenevano in onore di Apollo ed erano i veri e propri agoni tragici, cioè erano delle gare, tra tre, scusatemi, tragediografi, e ogni tragediografo, scelto dalle comunità per i loro meriti, ogni tragediografo rappresentava 3 tragedie. Il vincitore, veniva incoronato ed era ritenuto, la sua vittoria aveva una risonanza immensa in territorio greco, perché appunto rappresentazione teatrale manteneva un rapporto rituale religioso fortissimo con la divinità, con Apollo. Attenzione, la tragedia aveva delle regole. Vediamo quindi insieme le regole della tragedia, la struttura della tragedia e i momenti della tragedia. Dicevamo, la tragedia aveva delle regole molto ben definite. La rappresentazione era affidata agli attori e al coro. Gli attori in genere, gli attori erano coloro che appunto portavano sulla scena diciamo, la narrazione tragica, la rappresentazione tragica. Erano sempre riccamente abbigliati nella Grecia arcaica e indossavano dei calzari dalla suola molto alta che erano definiti appunto i coturni. Il coro invece portavano la maschera, quindi potevano, dicevamo, interpretare vari ruoli. Il coro invece era sempre formato da un gruppo di attori. In genere i cori avevano dai 12 ai 15 coreuti, si chiamavano, e aveva una funzione importantissima il coro, poi cambierà a seconda dei vari tragediografi, però in genere aveva la funzione di introdurre la materia dell'argomento, l'argomento, la materia della tragedia. Poi aiutava gli attori in alcuni momenti topici della tragedia. E commentavano anche in effetti i coreuti, quindi commentavano anche gli avvenimenti attraverso, diciamo, mediante alcuni interventi e facevano da mediazione tra l'attore e gli spettatori che magari alcuni passaggi potevano non comprenderli. Allora, la tragedia era sicuramente il testo tragico, era scritto in versi e si componeva di 5 momenti alternati ai canti del coro. Ma la cosa più importante, le regole fondamentali della tragedia, ce le scrive Aristotele nella sua Poetica. La tragedia greca rispettava 3 unità, ragazzi, l'unità di tempo, l'unità d'azione e l'unità di luogo. Unità di tempo, tutto doveva svolgersi, quindi la finzione drammatica, la rappresentazione, gli eventi che venivano portati sulla scena dovevano svolgersi nella finzione drammatica nell'arco delle 24 ore, una sola giornata e non oltre. Dovevano concentrarsi in quel tempo. Ancora, unità di azione. Che cosa vuol dire? Ci deve essere un unico argomento, un unico evento portato avanti senza divagazioni e senza cadere poi in episodi secondari che appunto si allontanassero da quell'evento principale. L'unità di spazio significava che la scenè veniva preparata perché l'azione si verificasse all'interno di quel luogo,
D'accordo? Solo quel luogo, un interno, oppure si sceglieva l'esterno, ma tutto doveva essere sviluppato all'interno di quel luogo. Quindi è importante, è Aristotele che ce ne parla, unità di tempo, di luogo e di azione. Infine vediamo insieme i momenti dell'azione tragica. Allora, ragazzi, noi parliamo di tragedia quando, dopo un inizio, diciamo che ha un suo equilibrio, si verifica una scelta sbagliata, per esempio, da parte del protagonista, per cui gli eventi prendono una piega dolorosa, difficile. Il protagonista magari cerca di sopperire, di diciamo rimediare ai propri errori, ma nella genere della tragedia sistematicamente soccombe. Alle volte si arriva anche alla morte del protagonista. Infatti, i momenti, appunto, quelli che vengono definiti i momenti della tragedia sono questo momento iniziale, che è appunto la martia, ovvero un momento a martia, un momento di squilibrio iniziale. Poi c'è il momento della iubris, cioè ad questo disordine iniziale il protagonista o la protagonista cerca di far fronte, ma prende una decisione sbagliata, che in genere è legata, per esempio, iubris appunto in greco significa tracotanza, d'accordo? È legata, per esempio, ad un aspetto del suo carattere che lo rende superbo, tracotante nei confronti degli dèi. Quindi, dopo l'inizio, un avvio calmo al quale segue uno squilibrio iniziale e la iubris del protagonista, quindi una scelta sbagliata per cercare di porre rimedio a quello squilibrio iniziale, abbiamo il momento della nemesis, ovvero il momento in cui il protagonista, resosi conto dell'errore compiuto nel secondo momento, quello della iubris, non fa altro che accettare la situazione. E alle volte, appunto, Nemesis accetta, come dire, la vendetta degli eventi, la vendetta anche alle volte della divinità. Tant'è vero che, e quindi questa nemesis si verifica attraverso, appunto, come dire, il sacrificio personale del personaggio, addirittura la morte violenta. Attenzione, perché nella tragedia, a differenza della commedia, la morte tragica, o comunque una conclusione tragica del protagonista, addirittura per paradosso ristabilisce l'ordine iniziale, l'equilibrio iniziale. Lo scioglimento viene chiamato finale, quello che segue la nemesis, quindi l'accettazione e per esempio la morte, è in greco la katastrofe. Katastrofe significa proprio scioglimento. Katastrofe significa in greco proprio io rotolo velocemente verso il basso. E catastrofe, appunto, nella nostra lingua italiana, ha finito col significare è proprio una catastrofe, diciamo noi, quindi un evento terribile, una sciagura terribile proprio dal termine greco catastrofe. Ci avviamo verso la conclusione di questa prima lezione che riguarda la tragedia. La successiva la dedicheremo invece alla comodia, ovvero al canto della comunità, del comos, del villaggio, la commedia, che ha ben altre caratteristiche, anche se nella struttura, diciamo, nelle regole appunto aristoteliche, nell'utilizzo di attori e di cori, più o meno abbiamo la stessa struttura, appunto, ma quello che differenzia la commedia dalla tragedia, appunto, è che la tragedia ha nel mondo greco una finalità non solo religiosa, ma estremamente educativa. Spesso avrete sentito parlare della finalità catartica della tragedia. Vediamo insieme brevemente di cosa si tratta. Katairo, altro verbo greco, dal significato, appunto, io mi purifico. Per
per lo spettatore greco andare al teatro, assistere ad una tragedia, assistere anche alla, diciamo, catastrofe, quindi alla sciagura, al dolore del genere umano, vedere che magari su quel proscenio, realizzarsi dolori, sofferenze, pensieri, angosce che magari si realizzano, si sono realizzati o ancora perdurano, si realizzano nella propria vita. Ecco, per colui che, per l'uomo greco che va a guardare gli eventi della tragedia, ad osservarli, significa sentirsi parte di un tutt'uno, sapere che tutto il genere umano può attraversare quei momenti, quelle sofferenze, quelle angosce e che la catastrofe può veramente cogliere ognuno di noi. E allora ecco che nel partecipare del tutto, nel sentirsi partecipi del tutto, della tragicità della condizione umana, si verifica appunto la catarsi, la purificazione. Si ragiona sugli eventi che si sono guardati, cui si è assistito, e si rivedono i propri, si dà un nuovo significato ai propri e soprattutto c'è una forte partecipazione. Partecipazione che era proprio concreta nella Grecia antica, si faceva sempre in modo che gran parte del popolo partecipasse attraverso un prezzo irrisorio dei biglietti di partecipazione che davano adito al teatro, che concedevano l'accesso al teatro. Quindi vedete come in realtà era sentito, fortemente sentito dal mondo greco, nell'Atene in particolar modo del V secolo, la partecipazione alla rappresentazione teatrale. Vedremo più o meno che la stessa sentitissima, perdonatemi, partecipazione sarà nel genere della commedia. Il teatro si evolverà, il Medioevo non gli darà molto spazio, verrà ripreso poi verso la fine del Cinquecento per scoppiare ed essere rivoluzionato con il teatro inglese di William Shakespeare nel Seicento. E Shakespeare, ricordiamoci, ma questa è un'altra storia, rivoluzionerà, perdonatemi ragazzi, le unità aristoteliche, in particolar modo le unità di azione e di luogo che non accetterà. Benissimo ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito, alla prossima lezione sulla commedia e poi potremo cominciare a leggere insieme i testi teatrali. Ciao ragazzi, buona serata!